Allora ragazzi, secondo contenuto di giornata, volevo fare un contenuto circa il mondiale per club che evidentemente slitterà a domani o al più nel pomeriggio, adesso vediamo quando avrò tempo di fare questo contenuto, ma in questo video necessariamente devo fare un video sul duo Allegri-Zazzaroni, perché ragazzi si può essere allegriani o anti-allegriani, ma è quello che stanno facendo in questi giorni Allegri e Zazzaroni in combinato. E non venitemi a dire che non è vero, è qualcosa di vergognoso, è qualcosa che ha i limiti della propaganda, è qualcosa che va a prendere per il culo il pubblico che cerca di sfruttare l'influenza mediatica del giornalista, direttore del Corriere dello Sport, per fare un favore al suo amico Allegri e quindi mistificare dei dati, mistificare la realtà per poter dimostrare cose che in realtà non esistono, ragazzi, e questo si chiama presa per il culo, va contro a tutta la deontologia professionale, ma a mio modo di vedere c'ha gran parte della colpa in tutta questa situazione anche Massimiliano Allegri. Ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto vi chiedo un like al contenuto, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, azionate la campanella delle notifiche e condividete questo video in modo da far capire quando facciano schifo i giornali, perché adesso in questo caso non è qualcosa di complottistico contro la Juventus, però ecco, vi spiego esattamente in che modo ci stanno prendendo per i fondelli. Allora, come detto ragazzi, si può apprezzare o meno il modo di giocare che ha Massimiliano Allegri. Voi sapete qual è il mio pensiero, sapete qual è la mia idea tattica e il mio modo di vedere il calcio, quindi non sto qui in questa sede a dirvelo. Ma ciò che stanno facendo Ivan Zazzaroni da una parte, su mandato di Massimiliano Allegri, ragazzi, perché quello che sta facendo Zazzaroni è su mandato di Massimiliano Allegri, che non è nuovo a queste cose, da domenica sera è semplicemente vergognoso. Partiamo dall'inizio per un rapido excursus. Domenica sera Zazzaroni dice che Allegri praticamente a fine anno andrà via dalla Juventus. Allegri ha deciso di andare via dalla Juventus, ma non andrà via così. Andrà via perché andrà via e chiederà i soldi della buona uscita per andare via. È tutto nei suoi diritti, è tutto nel suo modo di decidere il suo futuro. Però ragazzi, facciamoci una domanda: perché Zazzaroni dice quelle cose in quel momento domenica sera? Zazzaroni dice quelle cose in quel momento domenica sera perché Allegri si sente minacciato dalle voci di Antonio Conte. Quindi inizia a dire: ah, volete cacciarmi via? Adesso rivaluto la mia posizione, vi faccio vedere io e tramite i miei amici giornalisti faccio uscire che non siete voi a decidere di mandarmi via, ma sono io a decidere di andare. Quindi ragazzi, tutta questa cosa che Allegri non vuole allenare più non è vera. Questa è propaganda per andare ad allenare da un'altra parte, come è giusto che sia. Però vi voglio far capire, quando dite che Allegri è juventino e agisce per il bene della Juventus, Allegri non è juventino, non agisce per il bene della Juventus. Allegri ha una sola casacca, la sua, e agisce per il suo bene. A mio modo di vedere è così. Fa questa cosa qui, fa uscire questa notizia, quindi Allegri andrà via dalla Juventus, chiederà, si metteranno d'accordo, chiederà una buona uscita, gli fa capire, vi dovete pagare se mi volete via da qui. E poi, nella giornata, mi sembra di ieri, esce sul Corriere dello Sport un articolo che dimostra come Allegri abbia aumentato il valore della Juventus e di tanti giocatori dal 2021-22 ad oggi, con dei dati incrociati presi dal CIES e da Transfer Market, è dimostrato quello che era nel 2021-22 ed oggi. Qualcuno, ragazzi, ha sentito puzza di bruciato, qualcuno si è preso la briga di mettersi seduto a fare i conti e ha capito che c'era odore di propaganda, ha capito anche dal fatto che tu vai a guardare i miglioramenti, tu vai a proporre il valore di Yıldız nel 2021, il valore di Yıldız oggi. Perdonatemi, ma qual è il ruolo di Allegri nell'andare a aumentare il valore di Yıldız, che evidentemente stiamo parlando di un 2005, nel 2021 aveva 16 anni ed aveva un valore, oggi nel 2023
ne ha 18-19 e ne ha tutto un altro valore. Ha fatto le prime partite da titolare, cioè, ragazzi, è ridicolo. Ma non fosse questo, loro hanno modificato a piacimento i dati andando, visto, e se vedete nei due lati vi sto proponendo le due tabelle, adesso non ce li ho presenti perché io sto registrando col telefono, ragazzi, quindi non, però per esempio uno emblematico è Wojciech Szczęsny, che ha diminuito il suo valore, cosa normale, non è colpa di Allegri. Wojciech Szczęsny è un giocatore avanti con gli anni, andando avanti con gli anni diminuisce il suo valore. Secondo Zazzarone il suo valore è passato da 15 a 10, quindi una perdita di meno 5. Nella realtà è passato da 25 a 10, quindi è meno 15. Capite il giochino che è stato fatto? Il giochino è stato fatto andando ad aumentare il valore, non quello attuale, ma la differenza tra il valore di allora e il valore di oggi, in modo da far sembrare che ad oggi Allegri abbia aumentato il valore della rosa della Juventus. Si parlava di 64 milioni. Questa cosa qui, ragazzi, è una cretinata, naturalmente. Non è una bugia esagerata, ma voi mi dite qual è lo scopo di andare ad aumentare, ad esempio, il valore di Danilo, dimostrando che Danilo vale di più rispetto ad allora, quando invece, vedete, Danilo allora valeva 25, è stato detto che valeva 12. Oggi Danilo vale 15, quindi c'è stato un aumento. L'aumento in realtà non c'è stato, c'è stata una diminuzione del valore, perché Danilo è un giocatore che ha superato i 30 anni e naturalmente in questo caso il valore diminuisce. Capite il gioco che è stato fatto? Capite che questo è un modo di fare informazione che è deviato, che è sbagliato e che è proprio dei regimi totalitari, ragazzi? Questo è totalitarismo, questo è vergogna, questo è qualcosa che va contro qualsiasi tipo di deontologia professionale. Questo è qualcosa di cui Massimiliano Allegri non solo è complice, ma è ideatore. Perché io sono certo che Massimiliano Allegri è ideatore, ne sono certo dal fatto che fece la stessa cosa l'anno scorso con Mario Sconcerti, quando fece uscire un'intervista ad hoc che, come ben sapete, fece incazzare la società. Fa la stessa cosa quest'anno. E voi che siete allegriani e andate a difendere Allegri, dovete capire che queste cose fatte uscire in questo momento non fanno il bene né di Allegri, né della Juventus, né di nessuno. Sono delle bugie che vanno a destabilizzare un ambiente che in questo momento è in lotta per lo scudetto, che in questo momento dovrebbe essere focalizzato al 100% sulla partita col Monza. E adesso, se la Juventus batte il Monza, ancora ragazzi, ma se domani sera la Juventus non fa risultato col Monza, questa cosa qua ha destabilizzato tutto e ha fatto casino, perché la Juventus in questo momento è in lotta per lo scudetto e deve approfittare che l'Inter domenica gioca col Napoli, deve approfittare che l'Inter ieri ha giocato in Champions League e noi abbiamo avuto 5 giorni di tempo per preparare la partita col Monza, ragazzi. E invece Allegri pensa a fare i giochetti col suo bell'amico Zazzaroni e si mettono a fare le cretinate in barba a noi tifosi, in barba alla verità, in barba alla Juventus. Ragazzi, pensateci, perché ve l'ho detto, io posso apprezzare o meno il modo di giocare di Allegri, che a me personalmente, lo dico oggi, fa cagare, perché tutti dietro la linea della palla, ragazzi, errate là, non siamo così scarsi. L'hai fatto contro l'Inter, ci poteva anche stare, l'Inter è superiore, ma adesso contro il Monza abbiamo bisogno di fare quel gioco lì? Abbiamo bisogno di fare quel gioco lì? O possiamo lì andare a Monza e stritolare il Monza, perché tecnicamente siamo superiori? Lo possiamo fare, perché in settimana Allegri non lavora. Settimana Allegri pensa a questo tipo di strategie, non fa la preparazione sul campo per preparare la partita con dei movimenti tattici, con un canovaccio tattico, con una squadra che ha dei movimenti codificati in mezzo al campo e che si muove all'unisono per cercare un'azione offensiva provata e riprovata in allenamento, cosa che quest'anno, che non avevi le coppe, potevi fare, cosa che quest'anno puntualmente non stai rivedendo. Ma non è di questo che stiamo parlando, ragazzi. Io vi sto parlando che questo qua fa trame machiavelliche contro la Juventus, perché adesso gli rode il culo che la Juventus stia parlando con Conte. Ma quando Andrea Pirlo stava giocandosi la Champions League e lui in barba anche probabilmente
alle regole che c'erano allora, che non permettevano di incontrarsi a due persone di regioni diverse per le restrizioni Covid. E ha passato il sabato di Pasqua insieme a Massimiliano Allegri mentre la Juventus giocava il derby insieme a, scusatemi, al suo amico Agnelli mentre la Juventus giocava il derby col Torino. E lì allora? E lì allora andava bene. E devi anche accettare che nella vita, se ti piace fare il figo, una volta fai la parte dell'amante, un'altra volta fai la parte del marito cornuto, perché nella vita poi funziona così. Non si può pretendere di stare sempre lì dalla parte dei vincenti, mio caro Massimiliano. E questa cosa qui, ragazzi, è un'altra cosa che mi fa incazzare di Massimiliano Allegri. Io sto cercando di mettere una pietra sopra il fatto che io sia un anti-allegriano, ragazzi. Mettere una pietra sopra, tifare per Allegri, perché tifo la Juventus, quindi sosterrò Allegri finché ero allenatore della Juventus. Però Allegri questi giochini a prendere per il culo tifosi e tutti con i suoi amichetti, con le sue veline, non le deve fare mica. Fatemi sapere qual è la vostra nei commenti. E fino alla fine, ragazzi, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!